Come diventare un ingegnere in 10 minuti. Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani, vostro ingegnere di fiducia, e benvenuti in questo nuovo video. Visto il successo del primo episodio in cui vi ho raccontato dei miei rimpianti della mia vita da studente, che ha raggiunto più di 4000 like, ho deciso di parlarvi di un argomento molto piccante che vedo spesso all'interno delle domande nei commenti del mio canale. Ovvero, come si fa effettivamente a diventare un ingegnere? Allora ragazzi, innanzitutto bisogna specificare che esistono una marea di facoltà diverse, sempre legate al mondo dell'ingegneria. La vostra scelta potrebbe cadere su ingegneria informatica, elettronica, dell'automazione, dei materiali, energetica, insomma ce ne sono di tutte le tipologie possibili, addirittura c'è pure quella civile e quella navale, se vi piacciono le navi. L'unico prerequisito che avete prima di impostare la vostra vita, perché sì ragazzi, si tratta di impostare la vita per almeno 5-6 e a volte anche 7 anni, è quello di avere una passione infinita verso quello che è il mondo. Un ingegnere non può definirsi tale se non ha la curiosità di scoprire come funzionano le cose, e l'elevatissima difficoltà di questi percorsi di studio, di cui parleremo tra un attimo, se non è supportata alla base da una passione veramente forte verso la disciplina che andrete ad approfondire, si tramuta automaticamente in un fallimento e in un sacco di anni di vita buttati nel cesso. Quindi, se la domanda che vi state facendo è: posso diventare anche un ingegnere? La risposta è assolutamente sì, se ami quello che stai per andare a studiare. Non andate a studiare a caso questa roba, perché è molto molto complicata e a volte fa uscire pazze le persone. Fortunatamente con me non è successo, anche se molti di voi potrebbero avere dei dubbi a riguardo, ma un ingegnere sposa completamente dalla A alla Z la disciplina di cui andrà a diventare un professionista. Parliamo ora di quello che può aiutarvi nel raggiungimento di questo obiettivo, ovvero ad esempio una scelta particolare di un percorso alle superiori. Per quello che mi riguarda, io ho scelto un istituto tecnico industriale, non perché volessi diventare un ingegnere, quella cosa mi è arrivata completamente a caso una volta finiti gli studi, ma sappiate che se andate a scegliere un liceo avrete sicuramente meno difficoltà di uno che ha fatto il classico e andrà a scegliere ingegneria informatica. Questo perché ragazzi, durante il liceo vengono approfondite moltissimo le discipline legate alla matematica, alla fisica e in generale le scienze e la tecnica come la chimica. Argomenti che vengono spesso trattati all'interno dei corsi di ingegneria durante il primo anno, che solitamente è quello in cui tutti quanti abbandonano perché dicono: ma io di questa cosa non ci sto capendo assolutamente nulla. Ma Dani, ma se io sto facendo il classico posso fare comunque l'ingegnere? Sì ragazzi, nel mio corso di studi c'erano dei ragazzi che avevano studiato il classico, quindi arte, lettere, letteratura, sta roba qua, e sono riusciti a diventare degli ottimi ingegneri. Un altro piccolo aiuto che vi dà il liceo all'interno del mondo universitario sono i test d'ingresso, che solitamente vanno fatti prima di entrare nella facoltà da voi scelta. Solitamente le domande fatte dei test d'ingresso sono tarate su un programma da liceale, che a volte non deve addirittura studiare nulla per passare quei test. Invece io, povero tecnico, ho dovuto veramente sudare sette camicie prima di essere ammesso. E se ti interessa questa roba, lascia un bel like e iscriviti al canale, che io potrei parlare di questi argomenti per ore. Quindi ragazzi, abbiamo capito che fare il liceo funge effettivamente da un mini trampolino di lancio per quelli che sono i primissimi corsi, perché per gli altri vi dovete comunque fare un gran mazzo così, che vi introdurranno un attimo a questo mondo. Ma che cosa si studia effettivamente a ingegneria? Quali sono le materie che vengono affrontate ai primi anni e quanto diavolo dura una laurea? Oggi vi parlerò della laurea di ingegneria informatica a Bologna, perché è quella che ho fatto io. Ovviamente io non ho fatto solo la triennale, ho fatto anche la magistrale, ma parleremo di questo dopo. Ci sono un sacco di città italiane che offrono la possibilità agli studenti di entrare in un corso di ingegneria. E qual è la differenza, Dani? Beh, fondamentalmente sta nella qualità delle lezioni e degli insegnanti che alla fine vi spiegheranno un po' quello che sarà il vostro mestiere. Se volete verificare, voi stessi, ci sono delle vere e proprie graduatorie università italiane da ricercare su internet, e vedete che attualmente nel 2021 la top 1 era la Bocconi, poi c'era Luis, la Lumsa, e poi vabbè dai, noi eravamo quarti, quindi forza Bologna, siamo i migliori. Io ho sempre amato i miei professori, i miei corsi di studio, mi sono veramente trovato benissimo. Torniamo al nostro punto del video: che cosa si studia a ingegneria? Prendiamo ingegneria informatica, ragazzi. Vedrete che i primi 1-2, a volte 2,5 anni di tutte le facoltà che studiano in Italia sono fondamentalmente le stesse, se legate alle discipline ingegneristiche. Il sito che carica ma non funziona fa sempre parte del vostro training per diventare ingegneri, è normale. Ok ragazzi, siamo dentro, si va a cliccare solitamente, se non hanno cambiato le cose, su studiare, si va a cliccare all'interno del piano didattico e si leggono un po' quelle che sono le materie, facciamo quelle 2022-23, siamo super new, che vengono studiate all'interno dei corsi. Per l'università di ingegneria informatica al primo anno le discipline che vengono affrontate sono analisi matematica, fondamenti di informatica T1, geometria, algebra inglese, analisi 2, fondamenti 2 e reti logiche. Come vedete sono molte materie legate alle discipline che
che effettivamente vengono affrontate nel liceo, ma non è che vi aiutano tantissimo. Ad esempio, in questo corso il liceo vi aiuterebbe ad affrontare l'esame di analisi, ed effettivamente forse le prime 4 ore di geometria ed algebra, nulla di più. La struttura delle università e di ingegneria è uguale a quella delle altre. Abbiamo innanzitutto un periodo che rappresenta quando voi seguirete il corso, si spera per la prima volta, di queste materie. Ad esempio, uno significa che la materia viene eseguita all'inizio dell'anno, quindi appena arrivati a settembre a iscritti a ingegneria informatica farete analisi, informatica 1, algebra e vabbè, farete anche inglese, anche se questo è un particolare. Abbiamo subito dopo la tipologia, che rappresenta una caratteristica dell'esame che state per andare a studiare. Ad esempio, la lettera A introduce degli esami che vengono studiati fondamentalmente in tutte le ingegnerie che ci sono in Italia. Sono corsi di base, sono corsi che incarnano le basi appunto di quello che è la figura dell'ingegnere. Quindi se un ingegnere vuoi diventare, l'analisi matematica devi fare. Non so come mi sia venuta così naturale, pure la geometria e pure l'analisi 2 e in realtà anche la fisica e basta, direi. Sono queste le materie che devi sapere per forza. Oppure abbiamo le caratterizzanti, no? La B come retilogiche la studiate solamente in quelle discipline ingegneristiche che richiedono proprio quella roba lì. Poi rimangono SSD, che è un codice identificativo del vostro corso, ad esempio analisi matematica, il codice matematica 05, e infine abbiamo i CFU, ovvero i crediti formativi universitari. Sono una specie di unità di misura che dovrebbe rappresentare, secondo l'università, quanto è difficile un esame e soprattutto quanto dura il corso di quell'esame. Ad esempio, un esame da 6 CFU durerà la metà di un esame da 12. Per quanto riguarda la difficoltà, è solitamente, dico solitamente perché ci sono delle eccezioni, come ad esempio questo ragazzi, questo non vale 6 CFU, questo dovrebbe valerne 45, dovrebbe essere, diciamo, il numero di ore necessarie a studiare l'esame per 25. Quindi se voi prendete ad esempio geometria e algebra, per dare l'esame di geometria e algebra secondo l'Università di Bologna basterebbe studiare 6 per 25 ore, ovvero 125 ore. Io vi assicuro che non è così, ci sono degli esami che richiedono molte, molte più di 125 ore di studio, e solitamente gli esami più bastardi sono proprio quelli da 6, perché devono comprimere dei concetti a volte anche molto complicati in meno tempo. Un esame ad esempio come Fondamenti di Informatica T1, che vale 12 crediti, ha un corso di 120 ore, che ha tutto il tempo del mondo per essere approfondito. Inoltre i CFU, ragazzi, ricordatevelo, incidono parecchio sul vostro voto di laurea, perché se un esame da 6 CFU vi va malino, avrà un impatto leggermente inferiore che se vi va malino un esame da 12. Quindi diciamo che un esame da 12 vale il doppio a livello di voto di laurea di un esame da 6. E se volete uscire con il massimo, questo discorso non c'entra nulla, perché dovete comunque prendere 30 da tutte le parti. Quindi ci siamo iscritti in ingegneria, abbiamo passato gli esami di analisi, fondamenti, continuiamo ad arraspare, ad annancare, ad andare avanti, possiamo farcelo, andiamo avanti, secondo anno passiamo a calcolatori, fisica generale, matematica applicata, che in realtà è statistica, sistemi informativi, economia, elettrotecnica, telecomunicazioni, sistemi operativi, continuiamo con controllo automatico elettronico, calcolatore tech web e ingegneria del software, e arriviamo alla prova finale. In realtà per me la prova finale ci sono anche queste 6 attività formative da scegliere. Potete scegliere se andare a lavorare in un'azienda 6 mesi o in laboratorio all'università, oppure andare a fare LAS, laboratorio di messa dei sistemi. E come vedete qui ci sono alcuni CFU da scegliere a scelta, potete sceglierne 2 oppure 3 se siete dei mega studiosi. Potete scegliere progettazione di applicazioni web, laboratorio di sicurezza informatica, diritto dell'informatica, scegliete un paio di esami. Arrivate alla fine, finite tutti gli esami, vi rimane la tesi. Solitamente in ingegneria è richiesto di fare un progettino, non si fanno tesi tipo compilativo, quindi delle ricerchine come fanno i ragazzi che sono iscritti solitamente alle facoltà un po' più umanistiche. Si fanno i progetti, ragazzi, quindi ad esempio io nel mio caso ho fatto il porting di un programma e l'ho evoluto da una versione a un'altra. È un programma oltretutto che simulava la trasmissione di pacchetti all'interno dello spazio, quindi questo affare era un simulatore di invio di pacchetti tra pianeti, quindi potevate mandare i pacchetti dalla Terra a Marte all'interno di una simulazione. Era molto carina come cosa. Una volta finiti 3 anni, ragazzi, però non siete degli ingegneri, siete dei semplici dottori in ingegneria. Se volete diventare dei veri ingegneri con la I maiuscola, vi tocca fare altri 2 anni, ovvero è tempo di fare la laurea magistrale. La laurea magistrale di ingegneria informatica è composta da 2 anni addizionali che fondamentalmente si strutturano in una marea di corsi che a mio avviso sono molto più belli di quelli visti durante il triennio. Avete solo un'attività obbligatoria in Università Bologna, ovvero ricerca operativa.
che a mio avviso ha fatto veramente schifo. Era uno di quegli esami dove c'erano le ottimizzazioni degli algoritmi, cioè uno schifo. Se volete, se arriviamo a 4000 like, vi faccio un in-depth di tutte le materie ingegneristiche, dalla prima all'ultima, ve le spiego tutte quante. La differenza rispetto alla triennale, almeno a Bologna, è che tutte le materie, ragazzi, sono a scelta. Avete 48 CFU da scegliere dove cavolo vi pare, e sono tutti quanti esami da 8. Volete approfondire i calcolatori elettronici, i sistemi digitali, i sistemi operativi, l'intelligenza artificiale, come ho fatto io, il cloud computing, come ho fatto io, ingegneria di sistemi software, sistemi in tempo reale, volete gestire database, avete tutta la possibilità di scegliervi le materie che vi interessano di più. Ci sono delle altre attività formative, delle attività progettuali, che sono, chiamiamole così, delle mini tesine barra relazioni su una certa tipologia di esame che vi è piaciuta particolarmente. Ad esempio, io ho fatto l'attività progettuale di sicurezza informatica e ho testato la sicurezza di un dispositivo presente all'interno di una smart home, presente quelle lampadine che tu attacchi e controlli col telefono. Che succede se qualcuno prende il controllo della casa di qualcuno con il telefono e inizia ad accendere le luci in casa e fare la discoteca? Se volete, io vi porto anche un video su queste cose, se vi interessano questi argomenti. Però lasciatemi like, perché mi serve per capire se questa roba vi interessa. Con 2 anni di corso avete GIP e avete la prova finale, ragazzi, la tesi della laurea magistrale vale i 23 CFU, quindi una tesi molto 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 più pesante di quella triennale, ed è per questo che un vero ingegnere, che vuole essere effettivamente chiamato così, deve finire anche i 2 anni successivi. Se volete, vi racconto anche che tesi ho fatto io nell'area magistrale, è interessantissimo. Vi dico solo che c'entrano delle auto molto veloci di una marca molto famosa in Italia. E vabbè, poi ci sono le preparazioni per le prove finali: potete andare all'estero, potete andare fuori, potete fare l'Erasmus, potete studiare in Spagna, potete studiare in America, potete andare in Giappone, potete andare in Inghilterra. Ci sono queste possibilità, sono solitamente legate però al vostro andamento, quindi dovete essere molto bravi, avere tutti quanti dei voti molto elevati. Sono ovviamente tutte quante borse di studio legate al merito. Poi vabbè, ci sono delle altre attività progettuali e altre robe, quindi ci sono altri corsi a scelta da scegliere, come Cyber Security, che oltretutto è un corso nuovo, che quando l'ho fatto io non c'era, maledizione, l'avrei fatto molto volentieri. E direi che con questo siete diventati... No! Non siete diventati ingegneri, manca ancora un ultimo step. Una volta terminati i 5 anni avrete ottenuto la vostra laurea magistrale, ma non siete ancora ingegneri informatici. Per diventare veri e propri ingegneri dovete fare l'esame di Stato. L'esame di Stato, che quando l'ho fatto io era un esame orale, perché c'era il Covid, ragazzi, non so se è ancora orale o l'hanno cambiato. Si tratta di una prova generale, totale, tombale di tutto quanto, in cui vi verrà chiesto dalla A alla Z, in maniera abbastanza generale, non entreranno troppo nel dettaglio, tutto il vostro percorso da ingegnere. Vi faranno delle domande che spazieranno dalla matematica alla fisica, all'informatica, alla sicurezza. Parlerete di thread, parlerete di qualsiasi cosa che vi verrà in mente all'esaminatore, parlerete di quella roba. Non è assolutamente obbligatorio per tutti gli ingegneri, perché alcuni ingegneri devono necessariamente farlo per poter esercitare la professione. Ad esempio, noi ingegneri informatici non siamo obbligati a fare l'esame di Stato. Però una cosa è certa: se vi fate l'esame di Stato, potete mettere di fianco al vostro nome la parola Inge sul campanello, e questa motivazione per me basta e avanza. Prima di concludere il video, ragazzi, vi lascio con un consiglio. Se volete scegliere di buttarvi all'interno di questo mondo, riflettete su questa frase: che cos'è la cosa che io faccio nel tempo libero? Perché questa, ragazzi, è la chiave che vi porterà a scegliere qualcosa che amate veramente tanto approfondire. Vi lascio con una domanda: qual è il vostro sogno e che cosa vorreste diventare voi nella vita? A presto!